Nella serie, così come in altri film, c'è molto il tema della o crisi di coppia, come in tutto il resto della società, oppure di persone che rimangono vedovo, vedova, di persone che rimangono soli. E una cosa che colpisce molto chi ci segue è il fatto che sembra quasi che alla morte del partner o del compagno di vita si cerchi di sponsorizzare in tutti i modi un nuovo matrimonio. Come se si volesse assolutamente dare un termine ad un periodo luttuoso. Sembra quasi che, soprattutto nel caso degli uomini, vengano incentivati a risposarsi il prima possibile. Questo è un pattern, è una cosa che accade sempre? No, e questo è proprio Netflix. No, nel senso che c'è scritto nella Torah, c'è scritto Lotov Heyot Adam Levado. Dio dice non è bene che l'uomo se ne sia da solo, ma l'uomo è inteso come essere umano. Perché? Perché poi ci sono tantissime spiegazioni, ma comunque l'essere umano non è nato per starsene da solo. Però io conosco persone, sono anche nella nostra famiglia, che purtroppo hanno perso la moglie quando erano molto giovani e non si sono mai risposati perché non hanno mai voluto, hanno sempre conservato la memoria di questa persona, ne erano molto innamorati e sono rimasti così. Quindi non c'è nessun obbligo, però diciamo che se una persona ha voglia, allora sì. Allora non gli si dice, ah, stai da solo, vivi per sempre nella memoria della persona del defunto. No, in questo caso perché la società ebraica è una società che si basa molto sulla famiglia. Ed è una famiglia che non è basata soltanto sul fatto puoi avere figli, perché anche a 60-70 anni io conosco una storia bellissima di un signore che si è risposato a 85 anni, perché non voleva starsene da solo, si era stufato di starsene da solo, era vedovo da 20 anni, 85 anni, ha deciso no, ora mi risposo. Ma diciamo che qui è un po' accentuato per renderlo un po' hollywoodiana la cosa. Però diciamo che è veramente data da discrezione delle persone questo, non c'è nessuna regola di fondo. Ci scrivono in tanti, Geula, se passano tutto il giorno a studiare, come guadagnano? Di che Allora, nelle vivono? yeshivot pagano, ricordatevi che non sto facendo spoiler, ma il papà di Akiva lo minaccia ogni secondo dicendogli ti tolgo lo stipendio. Quindi nelle yeshivot si paga, sono scuole normali, sono insegnanti, sono docenti. No, ma per quanto riguarda coloro che studiano, se il tuo lavoro è Ma la maggior studiare. parte delle persone, quando studia, in senso che insegna la Torah, sono quasi tutti insegnanti, cioè studiano nelle yeshivot fino a quando si sposano. E poi dal momento in cui si sposano, in genere diventano a loro volta dei maestri, degli insegnanti. Difficile trovare una persona che tutto il giorno sta soltanto studiando Torah. Esiste, per esempio, per i primi 1, 2, 3 anni di matrimonio, un'istituzione che si chiama Kollel, dove dei grandi benefattori danno una parte di quello che loro, della decima che loro dovrebbero versare per mantenere delle persone che veramente tutto il giorno soltanto studiano Torah e vengono stipendiati. Quindi Senti, Giola, nella serie, in particolare Stiesel, si tratta un mondo con tutte le sue complessità, ma da cui non si evince che si voglia scappare, che se ne voglia evadere. Invece tu hai visto anche Unorthodox, che è un racconto di un'evasione in qualche modo, anzi di una fuga da un mondo. Allora, persino io che rappresento un ebraismo ortodosso, sì, ma molto diverso da quello lì, mi rendo conto che talvolta l'ebraismo è un bel cumulo di rigori, di norme, di obblighi, di schemi comportamentali e molti si aspettano che uno ne voglia talvolta evadere. E qualche volta magari viene anche la tentazione, però nelle comunità ortodosse o ultraortodosse, che cosa succede se uno decide di uscire? anche questo è come abbiamo parlato prima, è molto a discrezione della famiglia. Oggi, allora, è come una volta, non so, come tanti anni fa, quando una persona, non so, se ne andava, lasciava la famiglia nel sud Italia per andarsene a scoprire qualcosa nel mondo. Non sempre era vista bene questa persona che se ne andava via e lasciava le proprie radici. Ecco un po' la stessa cosa. Succede quando una persona prende una strada diversa. Lì è la sfida veramente di ogni singolo genitore, di ogni singolo nucleo familiare. Ci sono un po' adesso delle direttive perché è un fenomeno che noi stiamo osservando sempre più comunemente in tante famiglie e quindi ci sono tanti rabbini che aiutano ad affrontare perché comunque è come se tu dovessi affrontare una persona che in quel momento ha una mentalità completamente diversa dalla tua, ma è tuo figlio. E quindi non è facile anche il dialogo e tutto. Però
però voglio raccontarvi questo, visto che siamo durante la Pasqua ebraica, in cui si racconta, si legge la sera delle due, diciamo, in cui celebriamo le due serate delle prime serate della Pasqua, parliamo dei quattro figli. E quando parliamo dei quattro figli, parliamo dell'ultimo figlio, che è quello che non sa fare domande. Perché non sa fare domande? Perché si è completamente estraniato dal mondo. Allora si dice, tu aprigli la bocca, cioè avvicinati e instaura un dialogo con lui. E quindi la cosa peggiore che ci sia è quella di prendere e staccare i figli dalla propria famiglia, qualsiasi strada intraprendano. Quindi questa è oggi, soprattutto, questa è proprio la strada che tutti i rabbini prendono. A parte, dico, perché ci sono, se voi avete visto Unorthodox, nel mondo di Unorthodox riprende un po' il pattern di questo micromondo che c'è in una parte di un quartiere di Brooklyn. Quindi non sono gli ebrei ultraortodossi, è una parte, uno spicchio. Ecco, in quello spicchio veramente succede questo, che se una persona prende una strada diversa, hanno un po' paura che contagi il resto della famiglia e quindi tendono ad allontanarlo. Ma diciamo che quello spicchio, che è un 3%, nel 97% dei casi invece viene tenuto in qualsiasi modo. Ma conosco un sacco di famiglie dove ci sono i ragazzi con i capelli lunghi fino a qua, con il codino, che vanno alla tavola di Shabbat e si portano magari una ragazza mezza punk che li accompagni. C'è veramente di tutto. L'importante è continuare a dare amore a questi figli. Quindi questo veramente viene fatto oggi. Tu riusciresti a superare qualsiasi cosa, oppure ce l'hai un limite? Cosa che non potresti accettare dai tuoi figli? È molto difficile da immaginare, e come ogni persona vuole che i propri figli, ognuno vuole sperare che il proprio figlio, per esempio, non esca un alcolizzato o, Dio non voglia, un drogato. Ecco, ognuno di noi lo prega in qualche modo. Anche noi preghiamo sempre che i nostri figli in qualche riescano ad apprezzare questa cosa che trasmettiamo, perché sappiamo che è una strada rodata da 3300 anni, quindi è una strada che funziona. E quindi speriamo che la seguano, perché sappiamo che dà un po' di serenità e sicurezza in più rispetto a quello che è il mondo fuori, che è forse troppo vasto. E quindi è bello avere delle regole, delle indicazioni da seguire. Però alla fine, se Dio dà il libero arbitrio, dobbiamo darlo anche noi come genitori. Senti, molte persone mi stanno chiedendo come funziona con i sensali, perché la questione è che, è chiaro, non potendosi frequentare tra ragazze e ragazzi, i matrimoni, si può dire, Geula, vengono combinati. Con questo nessun titolo dispregiativo, mio nonno, e questo è un aneddoto che era anche lui un ebreo, diciamo, di vecchia scuola, diceva sempre, a proposito di chi si sposava per amore, diceva sempre, è stato un matrimonio d'amore, ma funziona come uno combinato. E come funzionano questi matrimoni combinati? Allora, oggi, se voi vi ricordate un po' l'agenda che c'è in Stiesel, oggi l'agenda è stata sostituita da un file Excel, però è esattamente un po' nello stesso modo. Prima di tutto sappiate che molti matrimoni vengono, diciamo, combinati da sorelle, cugine, che magari frequentano una scuola di sole ragazze e iniziano a pensare, quella è perfetta per mio fratello. E quindi la sensale in quel caso è la sorella. Succede spessissimo, ma è successo con uno dei miei figli, che ha visto, mia figlia ha visto in un matrimonio questa ragazza, l'ha guardata, è rimasta folgorata, mi ha chiamato e sa, mamma, ho trovato la moglie per Jonathan. E così è andata. Quindi non abbiamo skippato il canale sensale. Però questi sensali hanno proprio una banca dati che poi fa ridere, perché oggi c'è, come si chiamano, Meetic? Ce ne sono un po' di anche siti di incontri, di dating online. Quindi in realtà sono diventati delle cose informatizzate, ma alla fine è sempre quella. Tu inserisci i dati e dici, io voglio una persona A, B, C e D. Puoi dire anche EF, puoi dire anche quanti soldi vuoi che abbia in banca, puoi dire tutto quello che vuoi, tanto sono i suoi desiderata e che tanto chi ti guarda è un segreto professionale tra te e il sensale. E dall'altra parte loro hanno una banca dati che dicono, oh no, guarda, le stesse caratteristiche che ha tuo figlio, questa qua che ha le caratteristiche che tu stai cercando, che sta cercando un'altra ragazza, quindi potrebbe essere che possano andare bene. E si prova, escono 3, 4, 5 volte, a volte anche 20 volte, cercano di parlare di cose sui massimi sistemi, perché non si raccontano soltanto che gli piace frullato alla fragola, ma cercano di parlare di che cosa vorrebbero fare nella vita, e quindi sono incontri che si cerca che non siano inficiati da
contatti fisici, in modo che possano veramente essere lucidi per poter decidere se questo è il loro compagno di vita. E diciamo che nella maggior parte delle volte funzionano, perché sono match proprio studiati a tavolino. Però prima di trovare il proprio match ideale si può anche uscire con 5, 10, 15, 25 ragazze e ragazzi prima di trovare la persona giusta. Non è che vada sempre a primo colpo, anzi. Una domanda che ci stanno facendo in tanti, sinceramente è anche la mia curiosità. Cosa accade se tuo figlio o mio figlio o il figlio di chiunque è gay? È la stessa cosa che abbiamo spiegato prima, viene accettato nello stesso modo, cioè, però è molto complicato che in quella comunità, diciamo, vivere come liberamente questo tipo di orientamento. In quale però modo si affronta? Io conosco con l'amore di tua madre. Io conosco una famiglia dove c'è una coppia formata dalla figlia e dalla sua compagna. Che vengono al tavolo dello Shabbat ogni venerdì sera e fanno parte della famiglia come qualsiasi altra coppia formata da uomo e donna. Quindi veramente questa è una scelta della famiglia. Come abbiamo parlato prima, esattamente, cioè c'è libero arbitrio, poi ognuno deve interpretare questo libero arbitrio come vuole. Vuoi concederlo e quindi lo accetti. Però la comunità in questo senso accoglie o più con... La comunità è molto difficile che escluda. Le comunità oggigiorno, se non sono comunità molto, 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 molto chiuse, le comunità ormai è difficile che escludano. Appunto, in unorthodox potrebbe succedere in quel tipo di comunità lì. Ma nella maggior parte delle comunità ormai, perché se ne vedono in tutti i colori, perché le persone sono ormai esposte a tutti i tipi di influenze possibili e immaginabili, e quindi dovremmo iniziare a escludere tra poco anche noi stessi, perché ognuno di noi ha le sue cose strane. E quindi alla fine si accettano. Si accettano, ognuno con le sue diversità. Secondo te perché serie sugli ebrei o questi film sugli ebrei suscitano questo grande interesse? Peraltro ho saputo, perché ho letto un sacco di articoli, che sono diventate cult proprio anche nelle comunità ultraortodosse, però mi soffermerei sul perché hanno richiamato tanto interesse, in realtà delle realtà così particolari. Ma io penso che in realtà più che queste realtà molto particolari, credo che qualsiasi serie fatta un po' sugli ebrei, che tengono un po' tutto, come è stata fatta su Unorthodox o su Stissel, susciti curiosità, perché gli ebrei pochissimo parlano di se stessi. Ci siamo sempre tenuti un po' chiusi, un po'... Non so, siamo molto maniaci della nostra privacy, cosa che secondo me è completamente sbagliata. E quindi le persone non vedevano l'ora di aprire una finestra e di vedere cosa succede dentro. E adesso gli hanno spalancato dei portoni e dicono, cavoli, finalmente scopriamo che cosa accade dietro le quinte di queste famiglie ebraiche che non raccontano mai niente di sé. Quindi proprio credo che sia proprio una possibilità di mettere il naso in maniera veramente positiva in qualcosa che ha sempre incuriosito e dove nessuno mai si è preso la briga di aprire la porta e raccontare. Allora, prima di farti una domanda difficile, ti faccio invece due domande incatenate. La prima è: perché quando pregano dondolano? Ah, bellissimo. Perché quando si prega ci si avvicina a Dio e si dice che l'anima è come una candela. E la candela, voi sapete che la fiamma anela sempre verso l'alto. E la stessa cosa, la nostra anima, il momento in cui preghiamo, cerca di ricongiungersi a Dio. E quindi si muove come la fiamma di una candela che non sta mai ferma. La seconda domanda, e devo dire che questa è molto curiosa, perché da quando abbiamo detto che avremmo avuto questa conversazione, almeno 6 persone mi hanno fatto questa domanda, a cui io nella vita non ho mai pensato: perché gli ebrei ortodossi girano sempre con sacchetti di plastica in mano? Allora, prima di tutto sappiate che gli uomini vengono sempre mandati a fare la spesa dalle donne, sempre. E quindi hanno sempre, non so, il latte in polvere, le banane, le mele per i bambini. Cioè non esiste che l'uomo vada fuori di casa e la moglie dica ciao, vai tranquillo. No, vai, ma quando torni sei in missione. E quindi passa a farmi la spesa e comprarmi A, B, C e D, E, F. Quindi probabilmente non hanno ancora scoperto la comunità dello zaino. Quindi è una cosa che in realtà si potrebbe aprire un buon mercato, secondo me, dagli ortodossi. Aprire due bei negozi di zaini per uomini, andrebbero alla grande. Perché io ricordo infatti che nella comunità tripolina, per esempio, che c'è qui a Roma, ma c'è anche a Milano, erano quasi sempre gli uomini a fare la spesa, e questa tradizione si è conservata perché non si voleva, per riallacciarci al discorso di prima, che le donne andassero al mercato dove potevano essere disturbate da altri uomini.